metà giugno torna alla regata Brindisi Corfù, la più importante manifestazione velica d'altura nel Mediterraneo orientale. E ora alla vela torna a metà giugno la Brindisi Corfù, la regata più importante del Basso Adriatico Ionio. I preparativi nel servizio di Gianluca Lovagnini. Rivedremo ancora le prue solcare il mare. Due anni dopo si riparte. L'emozione sarà doppia per un'edizione, la 35esima, che al momento registra 48 iscritti. Arrivare a 60 sarebbe già un successo, visto che la partecipazione di equipaggi dall'estero sarà limitata. Tenete conto che noi avevamo stranieri che venivano appunto dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dall'Ungheria, dagli Stati Uniti, e su quelle certamente non verranno. Partenza il 13 giugno da Brindisi con arrivo a Cassiopi, 104 miglia, attraverso il canale d'Otranto. Come sempre, l'incognita per la possibile assenza di vento a nord di Corfù potrebbe stravolgere il tracciato. Lì molto spesso, se il vento viene da nord, ci sono le montagne dell'Albania che lo bloccano completamente. Ci sono stati degli anni che siamo stati costretti a terminarla prima, proprio perché se no si andava fuori tempo massimo con i tempi della regata. Inizia il conto alla rovescia sia per i professionisti sia per gli appassionati delle barche da crociera che grazie al tempo compensato possono competere con maxi e multiscafi, edizione snella con molta meno gente in banchina. Ci si limiterà appunto alla presentazione degli equipaggi la sera prima, fatto all'aperto e fatto con probabilmente un rappresentante per ogni barca, e a Corfù ci limiteremo alla premiazione, anche lì fatta all'aperto, senza far intervenire tutti gli equipaggi. Rinunce necessarie, ma l'importante è tornare a veleggiare.